Eppure tu mi chiederai di illuderti tra i petali gialli di quei cespugli verdi sbocciati ieri nel bosco delle nebbie dense, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu ti mostrerai distesa sul tuo divano verde accanto al caldo fuoco. Ti cerco, ti aspetto, ti sfido. Occupami la mente e tutte le passioni, ma tu offendimi con alpe boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni. Il tuo destino è detto, il mio destino è udirlo, ma tu abbracciami e coprimi, ma poi stringimi e narrami e ignorami, ma tu conducimi in una favola sognata e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. Tu mi spingerai a rompere la porta rossa dalla cornice verde, a guardia del tuo letto caldo e vellutato, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu mi incanterai col tuo dilemma penna verde, qui tutto niente, scarabocchiato vieni sul fronte dello scrigno, dove è mistero la tua complicità. Ma tu offendimi con alpe boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni. Il tuo destino è detto, il mio destino dirlo, ma tu abbracciami e scoprimi e coprimi e poi stringimi e narrami e ignorami, ma tu conducimi in una favola sognata e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. Venite domani pomeriggio dalle 16 alle 20, vi divertite. Siamo arrivati dal campo.
sei tu? Il nostro amico ci sta già riprendendo, fatemi vedere il vostro libro così li mettiamo a confronto. Bukowski è il re della festa. Bellissimo, domani sera con uno spettacolo folkloristico, mi raccomando. Luca?
Allora, Licari. Un altro a lei. È Luca Dellicari? No, sì. Io sono un amico. Però si chiama Luca. Luca va bene, comunque. Dellicari chi è? Dellicari è dentro, lui è l'artista. No, la deve, no, guarda, non si può rifiutare. No, la può rifiutare. Sentiamo in questi giorni, grazie. Ci troviamo bene. Questa gente, la moto è un pochino difficile da fare, vero? È quella. Era 500, è pure bella adesso. Per quello che non bella nel senso proprio. Questa lo regaliamo a un certo livello di questo. Spogliamo lui che è legge. È già lui che è l'unico che sta legge. Ma io sono un po' entrato. Ma è stata già bella che possa mai aver letto in vita sua. Poi va sul web, legge Pasquale Drago, ne vede un record mondiale unico al mondo. Questa è una leggenda scritta 15 anni fa. Una cosa unica, altro di una camera. Sì, puoi andare, puoi andare. Andiamo alla fine, in sala, e ci andiamo. Va, vai dove vuoi, vieni. Sai leggere poesia, una bella poesia. Io non ci sento. Anche io ci guardo. Sì, quello di noi che eravamo andati fuori. Bella, una delle parti più belle di me. Viene da là. Da là, scusate, però. Bravo. Allora io potrei regalare un bellissimo libro. Questo è c'è la leggenda di lui. Poi ci sono 50 poesie in conto. Questo è l'unico libro di poesie che lei trova gratis. Ma perché lei io sono Bruno Mancini, no, sono un pochino più lontano. Sei di Napoli? Stai... No, non sono di Napoli, sono di origine prussiana. Ho capito, ma sto accendendo, non è prussiano. Vabbè, teniamo pure qualche parente. Ah, ok. Però il discorso è questo qui. È l'unico libro di poesie sponsorizzato. Questa abbiamo 5.000 copie, lo distribuiamo gratis per 8 milioni di lettori. Sopra le nave e sopra i treni. Bravo. E questa è la novità. Giacomo, io... Scusa. Domani se vieni... Ciao. Bello, allora se va su allora, web ci riesco io sono Dragon, vedi un record mondiale di questo è il primo libro con la leggenda del dragone. Guarda, ne abbiamo già presi tre oggi di libri. No, questo è il sì, lo so, ma no, 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 ma non ma sei gentile, ne abbiamo presi tre. Qual è il dragone?